Max Mbanda, giocatore della nazionale di rugby e delle Zebre di Parma, 3 mesi fa è stato vittima di insulti razzisti. Ora che i campionati sono fermi, fa il volontario per la Croce Rossa. Filippo Vendemmiati. È impossibile dire che no, non si ha paura, soprattutto perché questo è un nemico invisibile, quindi anche quando entri nei reparti di malattia infettiva sai che il nemico è nell'aria, nelle cose che tocchi. In tempi di coronavirus, gli spogliatoi di Max Bandà sono questi. 27 anni, nazionale di rugby, terza linea delle Zebre di Parma, fa il volontario nella Croce Gialla. Noi rugbisti siamo abituati a giocare soffrendo e anche durante questa emergenza sicuramente dobbiamo fare qualcosa. Max, nato in Italia, madre congolese e padre romano, 3 mesi fa fu vittima di insulti razzisti. Episodio che immediatamente denunciò con la grinta e il coraggio con i quali sui campi va a meta. La meta è uscire dall'emergenza, cercare di salvare più persone possibile, di tutelare quelle che sono appunto più fragili. La squadra dei 120 volontari della Croce Gialla di Parma 24 ore al giorno trasporta malati, consegna cibo e farmaci e assiste persone sole. Noi lo rileviamo dalle chiamate che riceviamo. Le persone che chiedono aiuto sono prevalentemente persone anziane, sole. In questi giorni anche a Parma i dati sul contagio sembrano in leggera diminuzione e Max dalla mischia lancia un appello. Bisogna cercare di trovare qualcuno che abbia bisogno di noi perché ci sono tante piccole cose che si possono fare anche in sicurezza che possono aiutare le persone in questo periodo.